Buongiorno a tutti. Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Oggi è 15 settembre 2021. Avverto che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la web TV della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, professoressa Elena Bonetti, che ringraziamo per la cortese disponibilità con cui ha accolto l'invito a intervenire oggi in Commissione. Il Ministro è accompagnato dalla dottoressa Ileana Piazzoni, capo della Segreteria Tecnica. Grazie della presenza. L'audizione del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia è particolarmente importante anche in relazione a quella del Ministro del Lavoro che abbiamo già audito nella seduta del 4 agosto scorso. Già in quella sede erano emerse due tematiche centrali, quella della raccolta dei dati sui minori fuori famiglia, che è il presupposto di ogni controllo e intervento, e quella delle politiche attive, essenziali per garantire che le condizioni socio-economiche della famiglia non divengano, contro lo spirito della legislazione, causa dell'allontanamento dei minori dalla famiglia. Sullo sfondo c'è poi la questione, pure già emersa nei lavori della Commissione, del coordinamento delle competenze fra i ministeri e ancor più del ruolo di impulso e coordinamento dei ministeri competenti rispetto ai sistemi regionali di assistenza. Ci sono anche numerose altre questioni, ma non voglio rubare altro tempo. Considerato il poco tempo a disposizione, che come ho anticipato per via breve capogruppo, lascerei subito in prima battuta la parola al Ministro per una relazione complessiva. Al termine potremo formulare quesiti. Ho già chiesto al Ministro, che mi ha dato un riscontro positivo, visto che ha necessità di andare via in tempi brevi, se possiamo formulare dei quesiti scritti e farli avere quindi alla Segreteria della Commissione entro il 1 ottobre, in modo che possiamo trasmetterli e ad avere una risposta scritta. Lascio quindi la parola al Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, ringraziandola nuovamente a nome di tutta la Commissione. Grazie Presidente, sono io che ringrazio per questa opportunità, per il lavoro importante che la Commissione ha già iniziato a svolgere su una tematica che, come è stato evidenziato dalle sue parole nell'introduzione, presenta la necessità anche di puntualizzare criticità, opportunità ovviamente di un processo che sempre più risponda alla finalità che deve rimanere non solo come sfondo ma come faro di tutta la nostra azione legislativa, azione diciamo esecutiva, di attuazione politica, che è l'interesse prevalente del minore. Io penso che ricordarlo all'inizio di questa audizione non sia retorico ma necessario come diciamo lente di lettura e nello stesso tempo chiave di indirizzo di tutto il processo. Questa audizione si fa seguito all'audizione, come già ricordato, del Ministro Orlando, che ha posto in evidenza alcuni elementi da offrire alla riflessione, al lavoro della Commissione. Partirei dal primo che è stato richiamato, cercando anche di dare qualche elemento di chiarezza, credo che possa servire, che è il tema della frammentazione delle competenze che evidentemente si verifica nel tema dell'affido dei minorenni, delle bambine e dei bambini. Una frammentazione che è di competenze, di pluralità di soggetti istituzionali coinvolti, con livelli anche amministrativi e territoriali differenziati. È da questo punto di vista certamente un tema che riguarda e afferisce alle politiche sociali e quindi rientra nella piena potestà legislativa ed esclusiva delle regioni, non essendo di fatto riservata espressamente alla legislazione dello Stato. Questo è in particolare uno degli elementi di evidente confronto da tenere in considerazione. È quindi altresì vero che la frammentazione della materia tra più soggetti, la presenza di situazioni differenti e non omogenee sul territorio, che è un dato di fatto, è una conseguenza di una regolamentazione che non è unitaria in ambito nazionale e che quindi inevitabilmente, bisogna avere come dire, la chiarezza e il coraggio di dirlo, aggiunge un elemento di complessità ad una tematica che già in se stessa presenta un alto grado di complessità nella multidimensionalità, diciamo, della natura stessa del processo e quindi conseguentemente della strategia che deve essere messa in campo. Allora, all'inizio di questa audizione penso possa essere utile
da parte mia, come dire, richiamare queste, quali sono queste competenze differenziate tra le varie amministrazioni e poi invece puntualizzare in una seconda parte quelle che sono più inerenti alle mie deleghe e quelle che sono le azioni che stiamo già mettendo in campo in questo indirizzo. Da questo punto di vista, questo lo ha già detto il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali svolge delle funzioni che attengono, da un lato, alla raccolta e monitoraggio dei dati relativi ai minori fuori famiglia, dall'altro alla programmazione dei sistemi di interventi per la protezione dei minorenni e la prevenzione delle situazioni familiari vulnerabili, che è come già è stato evidenziato dalla sintesi della Presidente. Da questo punto di vista ricordo che il riferimento ai dati, proprio nell'audizione recente fatta dal Ministro, è stato dato conto di un esito di un'indagine fatta dall'Istituto degli Innocenti e con dati aggiornati che si riferiscono a dicembre 2019. Oggi, diciamo, è la situazione di analisi di dati più recente che è stata ufficializzata. Vorrei anche ricordare, penso altrettanto utile, che sempre il Ministero delle Politiche Sociali, del Lavoro e delle Politiche Sociali ha promosso l'adozione di specifiche linee guida che sono già state approvate in sede di conferenza unificata che riguardano il tema dell'affido familiare, la cui attuazione però, dobbiamo ricordare, di fatto non risulta omogenea nel Paese, atteso che il carattere di queste linee guida non è vincolante, trattandosi di fatto di atti di cosiddetta soft law. Il Ministero della Giustizia è un altro soggetto coinvolto e su questo vorrei fare riferimento all'attenzione della Commissione alla quarta relazione dello Stato di attuazione della legge 149 del 2001, è una relazione che è stata fatta congiuntamente dal Ministero della Giustizia e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. E in tale relazione sono riportati dati di tipo quantitativo e qualitativo sull'affidamento familiare, sull'accoglienza nei servizi residenziali e sull'adozione nazionale ed internazionale. Sapete che hanno anche percorsi differenti nella loro gestione. Il tema delle regioni, come ho richiamato precedentemente, la competenza regionale è di fatto assegnata ai sensi anche del titolo quinto, insomma. Quindi è evidente che sono i soggetti attivi, prioritariamente attivi in questa direzione. Hanno ovviamente una funzione di raccordo tra i servizi territoriali e regionali per poter garantire un'uniformità di opportunità, di qualità nel tema del servizio e all'accoglienza in tutto il territorio nazionale. Promuovono anche azioni di sensibilizzazione sui diritti, l'accoglienza e la tutela dell'infanzia. I comuni sono titolari di fatto della programmazione della rete territoriale dei servizi sociali e quindi esercitano un ruolo di fatto predominante nella programmazione degli interventi di protezione, cura e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e anche al sostegno alle responsabilità familiari e delle capacità genitoriali, insieme al livello competente delle aziende sanitarie locali che nell'ambito territoriale rispondono a quello che è il soddisfacimento delle condizioni di salute. A questi soggetti territoriali si deve aggiungere un tribunale per i minorenni, la Procura della Repubblica istituita presso il tribunale dei minorenni, che hanno un ruolo essenziale nella definizione dei percorsi poi di affidamento fattivi e esercitano quei necessari poteri di controllo sulle strutture di accoglienza. Quindi c'è una multidimensionalità sui livelli interessati e una multipresenza di soggetti coinvolti con competenze differenziate anche all'interno degli stessi livelli, soprattutto per quello che riguarda la parte attiva, che è quella territoriale. In questo quadro, il Dipartimento invece per le politiche della famiglia si colloca su un piano diverso, nel senso che la struttura e la mia delega del Dipartimento per le Politiche della Famiglia supporta il Presidente del Consiglio dei Ministri e, nel caso, l'autorità delegata, che è come la sottoscritta in questa situazione in materia di famiglia, in quegli interventi volti alla promozione e raccordo delle azioni di governo che assicurino attuazioni delle politiche in favore della famiglia, tutela dell'infanzia e adolescenza. Sono funzioni di indirizzo e di coordinamento che in particolare si realizzano attraverso gli osservatori nazionali sulla famiglia, sull'infanzia, per l'infanzia e l'adolescenza e l'osservatorio che abbiamo anche recentemente rinnovato e rimodulato nelle sue finalità, dando una consistenza anche più significativa, per il contrasto della pedofilia e della pedopornografia minorile.
Nella gestione del Fondo Nazionale per la Famiglia e del Fondo Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, nonché attraverso il coordinamento e la partecipazione ai tavoli di lavoro istituiti per legge sull'iniziativa dell'autorità politica, si attuano poi queste azioni effettive di coordinamento di politiche di indirizzo. Da questo punto di vista, in particolare, vorrei ricordare come recentemente il Fondo Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, che era prima presso il Ministero del Lavoro, è stato spostato come competenza al Dipartimento per le Politiche per la Famiglia, in coerenza al fatto che l'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza oggi ha il suo ruolo, luogo di attuazione, e la presidenza è assegnata all'autorità politica delegata nel tema del Dipartimento per le Politiche per la Famiglia. All'interno di questo Dipartimento, l'Istituto degli Innocenti rappresenta di fatto una parte di supporto, ha da sempre attivato rapporti e convenzioni di collaborazione con diverse realtà pubbliche ed era precedentemente denominato Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l'Infanzia e l'Adolescenza, quindi precedente analisi dati che possono essere a vostra disposizione nascono da questo precedente senso. Oggi il Dipartimento, e quindi arriviamo a questo punto all'oggi, all'azione proprio del Dipartimento, delle deleghe che mi sono assegnate, il Dipartimento, anche avvalendosi dell'Osservatorio Nazionale sull'Infanzia e l'Adolescenza, in particolare nella redazione, nel monitoraggio e nell'attuazione del Piano Nazionale per la Famiglia, l'elaborazione delle politiche nazionali, regionali e locali per la famiglia e le politiche conseguenti che ne sono attivate, ha un'azione di supporto a tutta la dinamica familiare. Per quanto riguarda invece il tema proprio dei minorenni e dei minori, l'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza è stato disciplinato ovviamente per legge, ha tra i suoi compiti prioritari l'elaborazione del piano biennale nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva. Questo è il luogo prioritario dove la strategia nazionale sulle politiche complessive che riguardano l'infanzia e l'adolescenza a livello nazionale ha una sua definizione e assunzione di responsabilità. Il nuovo piano è stato ad oggi approvato dall'Osservatorio, sta facendo l'iter necessario che prevede un parere dell'autorità garante, il parere della bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza e poi un passaggio in Consiglio dei Ministri fino alla firma del Presidente della Repubblica. Quindi siamo nell'iter, però è già stato approvato dall'Osservatorio. All'interno di questo in particolare ci sono azioni specifiche che riguardano il tema in oggetto anche di questa audizione e dell'analisi di questa commissione. Accanto a questo richiamo anche l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pedopornografia, che è stato istituito con una legge del 1998. Noi l'abbiamo adesso rivisto nella composizione per rafforzarne le componenti e valorizzarne anche poi quindi la capacità di azione. E tra le altre indicazioni c'è anche in questo caso una necessaria raccolta dati che viene assegnata all'Osservatorio, su cui stiamo effettivamente lavorando, perché anche da questo punto di vista il tema della carenza di dati sistemici è uno dei problemi anche poi per le politiche attive che ne possono conseguire. Allora, vorrei in particolare adesso quindi soffermarmi su quelle che sono le azioni previste dal Piano Nazionale, dal quinto Piano Nazionale, cosiddetto in breve chiamiamolo Piano Nazionale Infanzia, per poterle mettere in evidenza e nello stesso tempo superare quelle criticità che si sono evidenziate. È stato un lavoro che nel metodo costruttivo ha coinvolto non solo tutti i ministeri e le istituzioni presenti, sono state fatte ma associazioni, mondo del territoriale, quindi regioni, comuni e tutti i soggetti di fatto che ho richiamato prima e che quindi hanno competenza in questa direzione. La tematica degli affidamenti familiari è stato in particolare l'oggetto di studio e di approfondimento da parte di uno dei cinque gruppi tematici che hanno costruito il piano.
È evidente che il piano da un lato ha messo in evidenza quelle che sono le principali criticità che l'osservatorio ha evidenziato, dall'altro ha cercato di definire una pluralità di azioni all'interno di un obiettivo strategico più ampio che inevitabilmente sono correlate le une con le altre e che cercano di incidere nel sistema, nel suo complesso, in un'ottica trasversale che ha avuto tre assi prioritari che anche sul tema dell'affido abbiamo cercato di portare avanti. Obiettivo dell'equità nelle politiche, obiettivo dell'empowerment dei più piccoli, dei bambini e delle bambine, e il tema di carattere educativo, quindi politiche per l'educazione. Quindi da un lato un asse di equità, un asse di attivazione, di competenze, di fatto di piena cittadinanza da parte dei bambini e dei bambini, quindi anche percorsi di piena partecipazione. Abbiamo anche prodotto linee guida nazionali per la partecipazione dei bambini nei processi che li coinvolgono e poi ovviamente un processo che riguarda invece azioni nell'ambito educativo. Per quanto riguarda il tema delle criticità che sono state individuate nell'elaborazione del piano, richiamo con altrettanta coerenza con quanto già emerso la mancanza di dati completi e costantemente aggiornati che sono invece altresì ritenuti indispensabili per una programmazione di interventi efficaci, strutturali e quindi anche per il monitoraggio degli stessi. C'è una mancanza di un'adeguata organizzazione dei servizi di protezione e cura, in quanto solo alcuni di questi risultano dotati di organici e di procedure organizzative adeguate. Una presenza di interventi caratterizzati da disomogeneità territoriale, per le ragioni di cui ho detto prima. All'interno di questo, l'assenza dell'individuazione di questo settore e della determinazione dei livelli essenziali di prestazione è una delle dei sintomi, delle evidenze di questa criticità e da un punto di vista della formazione si è ritenuto nell'ambito dell'osservatorio che non ci sia ancora un'adeguata formazione universitaria e continua con una specificità su queste materie. Allora, quali sono a fronte di queste criticità le azioni che il piano ha individuato? E nel caso la Commissione possa essere utile, possiamo anche fornire non solo questo materiale, ma l'intero piano, che ovviamente è in fase di approvazione, quindi non può essere considerato definitivo, ma è in una fase di fieri. All'interno di questo vedrete che ci sono per ogni azione specifica, che è inserita all'interno dei vari assi, quelli che sono le azioni, i soggetti che devono essere coinvolti, indici di monitoraggio e il riferimento anche alle strategie europee di cui poi parlerò successivamente. Allora, la prima azione è nell'area strategica dell'empowerment e si rivolge a superare la criticità rappresentata dalla mancanza di un flusso costante e aggiornamento dei dati. È chiaro che all'interno dei soggetti coinvolti qui, per esempio, ci sono il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Giustizia, perché è stato co-costruito con loro. Come già è stato risultato, l'assenza di un monitoraggio costante aggiornato circa il numero, le caratteristiche e il percorso dei minorenni che vivono fuori dalla propria famiglia d'origine, nonché dalle strutture di accoglienza delle famiglie affidatarie che li accolgono, è una delle criticità che va risolto. Su questo, in particolare, è da osservare che nel nostro Paese non esiste un sistema informativo nazionale di bambini presi in carico dai servizi e dei bambini allontanati dalle famiglie. Ci sono una pluralità di fonti informative che quindi hanno tutte caratteristiche diverse che però non sono poi connesse, non c'è un'interscambiabilità dei dati. Questo è un problema complessivamente che stiamo affrontando, insomma, grazie anche al lavoro che sta facendo il Ministro Colao a tutti i livelli amministrativi, non solo su questo tema, ma è certamente su questo tema è uno dei, dei campi di applicazione di una delle sfide principali. Da questo punto di vista, la carenza dei dati all'interno della strategia che viene contenuta nel quinto piano parte dai presupposti che abbiamo detto per dotare definitivamente il Paese di un sistema informativo stabile, aggiornato, che sia in grado di fornire un quadro reale circa quanto abbiamo dichiarato, quindi numero, caratteristiche e caratteristica dei minori, caratteristica del servizio. In particolare la proposta, quello su cui ci si sta indirizzando, è dare piena operatività al sistema SINBA, che è
il sistema operativo, che è una banca di dati oggi già in essere, una banca di dati per la raccolta delle informazioni sulle prestazioni sociali erogate a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia da tutti gli enti centrali dello Stato, dagli enti locali, che sono gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatoria. Questo potrebbe essere il, diciamo, luogo dei dati che possa essere implementato e diventare il punto di riferimento, diciamo, sinergico su tutte le altre necessarie informazioni. In questo ambito, in generale, facciamo, diciamo, la proposta è di mettere da un lato l'attivazione a regime del sistema Simba e favorire quindi una confrontabilità e un'interscambiabilità dei dati. Con questo obiettivo, per arrivare a questo obiettivo, quello che ci proponiamo di fare è l'istituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale che si componga dalle diverse amministrazioni centrali e dotato però di competenze informatiche, statistiche, sociali, giuridiche e sociosanitarie, che effettui un lavoro di riordino e di messa a disposizione di tutte le informazioni generate dai diversi sistemi. Accelerare un processo che è già avviato di costruzione e implementazione di Simba e della banca dati dell'osservatorio per il contrasto alla pedofilia e pedopornografia minorile, verificando anche eventuali autorizzazioni e aggiornamenti che siano tra i due sistemi, che siano ovviamente in accordo con l'autorità garante della privacy, verificare quali sono i criteri e le condizioni di interoperabilità utili a valutare la possibilità di dialogo tra i diversi sistemi che raccontano informazioni sui bambini, soggetti, diciamo, di procedure di tutela, la costruzione di un sistema di cruscotto statistico nazionale, perché anche il tema dell'analisi statistica dei dati risulta estremamente importante, che derivi da processi ordinari di tutela, protezione e cura e anche di segnalazione all'autorità giudiziaria. Questa è una delle priorità fondamentali, è stata individuata come una delle priorità fondamentali, una precondizione per disegnare poi una strategia efficace di intervento e anche di riorganizzazione e di efficientamento dell'interazione. La seconda azione, che riguarda invece l'area dell'equità, si rivolge a superare quelle criticità generate dalla mancanza di organizzazione dei servizi di protezione e cura, in particolare sul livello territoriale. E per comprendere, diciamo, la portata delle azioni che sono previste nel piano in questa direzione, occorre ricordare che nel nostro ordinamento giuridico esiste una norma che indica il diritto inderogabile del bambino ad essere protetto e che individua la famiglia come il primo contesto idoneo a garantire questa protezione, e solo qualora la famiglia non sia in grado di offrire una protezione adeguata, la legge prevede che tale protezione debba essere garantita dallo Stato nelle varie articolazioni che deve, come dire, rispondere a questo diritto. Quindi, se facciamo prevalere il diritto del bambino ad essere protetto, questo si attiva ad un dovere, ad una responsabilità della famiglia e della collettività, e quindi la necessità di dare regole, contesti idonei per rispondere a questo diritto. È quindi dovere dello Stato esercitare questa responsabilità nella tutela del diritto del minore, protezione che però si specifica poi si può sostanziare anche nell'accoglienza di un'altra famiglia. È chiaro che per queste ragioni bisogna impegnarsi a costruire sistemi qualificati da un lato sulla protezione dell'infanzia e dotati di professionisti che riescano a farlo per rispondere al diritto del bambino. Quindi anche il tema della formazione qualificata degli operatori e dei servizi è, come dire, insito nell'esercizio del dovere dello Stato, non essendo possibile rinunciare a forme di affido fuori dalla famiglia. Questo bisogna avere il coraggio di dircelo. Nello stesso tempo è chiaro che noi dobbiamo fare in modo che ci sia tutto un tema di politiche attive, ma questo le rimando, insomma, a quanto è già stato detto, poi lo riprendo, che supportino invece le famiglie nel percorso di esercizio alla loro responsabilità genitoriale. Allora, quindi il tema principale che vorrei qui porre non è tanto l'allontanamento in sé, che in virtù di questo si può presentare doveroso, ma la necessità di garantire il superiore interesse del minore nella qualità e nella competenza del servizio di affidamento. Da questo punto di vista, l'organizzazione di un servizio di servizi di tutela e di cura che sia dotato di organici e di procedure organizzative adeguate e applicabili in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, quindi di pari opportunità sull'intero territorio nazionale, è prioritario. Viceversa, la frammentazione, la non qualità, la non adeguatezza, il non
diciamo, sufficiente organico di questi servizi è di fatto un elemento di debolezza e di criticità per la risposta del diritto del minore. E questo, diciamo, da questo punto di vista le azioni del piano si rivolgono a 1. Individuare i livelli essenziali per la rete di protezione e di inclusione sociale. Pensiamo che questa sia oggi un'azione prioritaria proprio per quanto abbiamo detto, nell'ottica ovviamente anche di dare seguito ad una strutturazione organizzativa e ad un'adeguata formazione dei soggetti competenti. E quindi l'individuazione di un nucleo di livelli essenziali per la rete di protezione e di inclusione sociale. La presenza, per esempio, di equip multidisciplinari, formata da assistente sociale, psicologo, educatore professionale, neuropsichiatra infantile, eventuali terapisti per la riabilitazione, con l'intento di arrivare ad un'omogeneità sul livello internazionale, quindi nazionale, scusate. Questo è una delle priorità. Un'altra azione riguarda l'istituzione di un tavolo permanente sul sistema di protezione e inclusione sociale, che affida a questo tavolo permanente, che è un tavolo che deve essere costituito ad hoc e che deve essere partecipato anche da parte dei ragazzi, un compito di definizione sul funzionamento dei servizi pubblici integrati, titolari delle funzioni invece di prevenzione, accompagnamento, cura, tutela e protezione dell'infanzia e il monitoraggio dell'attuazione delle politiche di protezione e della tutela dell'infanzia. Una terza azione in questa area è il monitoraggio dell'attuazione delle linee di indirizzo nazionali, quelle di cui avevo già fatto accenno prima, redatte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Queste ultime linee, come vi dicevo, che rappresentano un livello di soft law a livello regionale e che quindi oggi non sono riconoscibili con un'attuazione uniforme, devono essere invece integrate e entrare nella programmazione di tutti i livelli locali. È necessario quindi oggi sul livello nazionale assumere una regia di monitoraggio, di coordinamento dell'attuazione di queste linee. La terza, diciamo, azione che riguarda invece il rafforzamento che riguarda invece nell'area dell'educazione, quindi equità, empowerment, educazione, prevede il rafforzamento della qualità e del monitoraggio degli interventi nell'area educativa. Questa azione non riguarda, devo dire, solo il tema dell'affido, ma è funzionale a tutte le attività che presuppongono una relazione con un minorenne. In particolare, un'azione, quella 11 del piano, risponde alle esigenze di arricchire la professionalità esistente con un core di competenze trasversale delle diverse professionalità coinvolte nella relazione educativa con i minorenni, soprattutto nell'ambito della prevenzione e della protezione dell'infanzia, con la prospettiva di inserire nei curricula formativa dei diversi anche corsi di studio nell'ambito educativo coinvolto. Questo è un'azione che è precondizionante per la costituzione di equip multidisciplinari della presa in carico, che siano composte, come dicevo, da professionisti dei servizi sociali ed educativi, le scuole, servizi sociosanitari e sanitari, compreso quello della pediatria di base, che è un servizio fondamentale anche in questi percorsi, ed eventuali soggetti del terzo settore. La azione si pone l'obiettivo di garantire le dotazioni organiche adeguate di professionisti dei servizi di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza e anche, come dire, lasciatemi usare questo termine, uno zoccolo duro di competenze da rendere disponibili nei percorsi universitari di base e anche in quella formazione continua post laurea, che è poi quella che si attiva nel percorso, diciamo, poi del lavoro. Oltre a queste tre azioni, vorrei richiamare, nel tempo che mi rimane, alcune ruoli, diciamo, e prospettive che il Dipartimento nella prevenzione della condizione di allontanamento, quindi più in carattere preventivo, si fa carico, perché ovviamente noi lavoriamo molto anche sul livello di prevenzione della situazione della criticità, sapendo che investire nella prevenzione significa di fatto entrare nel processo in una fase sulla quale ancora è possibile agire in una relazione sia con il contesto familiare sia con il contesto sociale, per quanto ho detto precedentemente. In particolare vorrei richiamare uno dei progetti pilota sulla Child Guarantee che l'Italia svolge come stato membro a livello europeo, scelto per essere, come dire, attuatore di un progetto sperimentale della Child Guarantee che si sta invece, diciamo, organicamente portando avanti poi su tutto il contesto europeo. In particolare i soggetti coinvolti nell'attuazione della sperimentazione italiana sono, oltre al Ministero
per le politiche sociali e del lavoro delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche per la famiglia, UNICEF e ovviamente la Commissione europea. Noi come Dipartimento per le politiche della famiglia abbiamo proposto in particolare un intervento sperimentale di affiancamento familiare da sviluppare nel quadro delle attività promosse dai centri per la famiglia. È una sperimentazione che mira a testare modelli pilota per il supporto delle bambine, dei bambini e degli adolescenti che sono in condizioni di vulnerabilità anche multidimensionale, consolidando una nuova forma di supporto alla genitorialità che si realizzi nell'affiancamento di famiglie, diciamo, con disagio anche multidimensionale, con un'ottica di condivisione delle risorse e delle opportunità, quindi un sostegno, diciamo, familiare nei confronti di famiglia. Quindi famiglie che in qualche modo si sostengono vicendevolmente, mettendo in comune competenze e risorse. La protezione proposta si pone quindi l'obiettivo di prevenire quelle situazioni di vulnerabilità che potrebbero invece viceversa portare a quell'allontanamento della persona minore di minore età dalla famiglia di origine e evitare quindi che il processo in qualche modo si attivi. Questa è un'azione sperimentale che riteniamo però essere strategicamente importante. È chiaro che su questo la sperimentazione grazie al Child Guarantee potrà dare dei risultati e poi eventualmente, come dire, configurarsi come una possibile risorsa da attivare soprattutto nelle competenze poi territoriali. Un'altra linea di intervento che è stata portata avanti dal Dipartimento mira a valorizzare la cosiddetta cogenitorialità o la genitorialità sociale, cioè le numerosissime storie di affido, di adozione che sono riuscite, diciamo, in modo positivo, come relazione positiva nei confronti dei minori, rivelano che un ruolo essenziale per la cosiddetta buona riuscita di un percorso di presa in carico del minorenne nasce dal supporto della rete territoriale di sostegno, da una corresponsabilità di protezione e di educazione della rete territoriale. È in questa direzione che tutte le azioni previste dal piano vanno anche nell'ottica di sostenere progetti, iniziative che si rivolgano alla promozione di reti territoriali educative e di sostegno alla genitorialità, avvalendosi anche di un contributo fondamentale che il terzo settore può svolgere, ovviamente in una relazione di coordinamento, di corresponsabilità con gli enti territoriali, in questo modo anche per sostenere i comuni nell'azione che hanno in questa direzione. Noi su questo abbiamo portato avanti alcuni bandi, educare, educare in comune, educare insieme, per un valore complessivo di più di 60 milioni di euro, con cui abbiamo finanziato realizzazioni di progettualità concrete sui territori per offrire sostegno alle famiglie e ragazzi anche attraverso la diffusione della cultura delle famiglie solidali e di una dimensione di solidarietà e di prossimità a livello comunale, ma nello stesso tempo in una strategia, diciamo, di una comunità che si costituisce come la cosiddetta comunità educante. L'altro elemento che nell'ambito invece della prevenzione è tutta l'azione sulle politiche familiari. Il Family Act, che è una legge di investimento sulle politiche familiari, ha anche l'effetto ovviamente di un sostegno, di un empowerment delle famiglie che ha l'obiettivo di creare nel contesto familiare, con il supporto ovviamente della rete territoriale, le condizioni perché ci possa essere un pieno esercizio di quella responsabilità educativa nella garanzia dell'interesse del minore. All'interno di questo, del Family Act, ricordo il tema dell'assegno unico universale che risponde ad una prima istanza che è quella di carattere economico. Riconoscere un assegno per ogni figlio dal settimo mese fino ai 21 anni significa accompagnare da un punto di vista strutturale la famiglia anche nelle spese economiche che fa nei confronti del minore, evitare quindi che in qualche modo ci possa essere invece una condizione di fragilità economica che consegua alla nascita del figlio. L'altro elemento però altrettanto fondamentale è la strutturazione dei servizi educativi. I due assi vanno insieme, quindi garanzia sui servizi educativi sul livello territoriale, non solo e non soltanto servizi per la prima infanzia, ma servizi che accompagnino la crescita del bambino e dell'adolescente, proprio per andare anche a sostenere, intercettare, prevenire quelle eventuali situazioni di fragilità sulle quali poi si innescano invece conflittualità o appunto
inadeguatezza del sistema familiare per fare fronte al diritto del minorenne. Da questo punto di vista ovviamente c'è anche un tema di carattere economico dell'assegno che verrà assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale, questo lo apro come tema, come parentesi, ma proprio perché l'obiettivo è rivolgersi alla condizione del minore. È evidente però che nel suo complesso la legge del Family Act rafforza da un lato il ruolo della famiglia e dall'altro la rete territoriale che è a sostegno e a supporto della stessa. Da questo l'altro elemento che vi volevo dire, che non è oggi ancora in essere ma che è intenzione del governo insieme in particolare al ministro Orlando e alla ministra Carfagna, è di dare seguito all'introduzione dei livelli essenziali dei LEP per quanto riguarda sia il tema dell'assistenza sociale che quanto riguarda i servizi educativi per la prima infanzia. Questo corrisponde anche all'investimento che nel PNRR noi stiamo facendo, da un lato sugli asili nido come primo elemento, diciamo, di presa in carico anche nel contesto dei processi familiari. Ovviamente un accompagnamento educativo dei primi anni di vita è un modo efficace per prevenire fenomeni poi di disagio successivi, ma accanto a questo c'è tutto il tema che riguarda complessivamente la scuola. Penso al tempo pieno, a tutti quei servizi infrastrutturali che accanto alla scuola possono, da questo punto di vista, svolgere quel compito educativo di cui dicevo prima. L'altro tema è che su cui andiamo ovviamente convintamente avanti, e ritorno alla parte precedente, è il tema della banca dati, insomma dell'aggiornamento sulla banca dati che si inserisce in quel quadro sinergico che però ho già avuto modo di descrivere con maggiore dettaglio. Io avrei finito. Ministro, grazie. Ci ha dato un sacco di importanti informazioni utili, tante spunti importanti. Fra l'altro sulla banca dati avevo presentato anche un ordine del giorno, mi sembra semplificazioni, proprio chiedendo che ci sia la possibilità di informatizzare una banca dati a livello nazionale, ma che venga poi seguita a livello territoriale in tutti i comuni. Una specie di anagrafe, perché altrimenti veramente noi non sappiamo quanti sono i minori fuori famiglia e dove sono anche. Quindi io ringrazio il Ministro e chiedo ai presenti, anche chi è collegato online, se ci sono delle domande, vi chiedo di prenotarvi. Fantastico. Allora parto con l'onorevole Ascari e vi ricordo che abbiamo pochissimi minuti, per cui domande vi prego brevissime, se il Ministro poi non riesce a rispondere le chiediamo di farci una nota scritta. Grazie. Grazie mille Presidente, io ringrazio la Ministra per veramente la relazione chiara e con spunti importantissimi, e tra cui la banca dati, per avere un quadro chiaro di quella che è una situazione estremamente delicata che riguarda la tutela dei minori. Le faccio una domanda che, se insomma la Presidente consente, va benissimo anche in forma scritta, perché riguarda tre domande, proprio gliele indico. Insomma, io vorrei chiederle se è a conoscenza di alcune statistiche, o se ce le può fare avere, di donne a cui sono stati tolti i figli dopo che avevano denunciato violenze in famiglia, quindi capire questi dati sarebbe molto importante, e di allontanamenti motivati solo con presunta PAS dopo denunce di violenza, di comunità che prima accolgono donne e bambini e poi sistematicamente espellono le madri e tengono i bambini, se ha conoscenza di questo e se ci sono statistiche. Inoltre, se l'amministrazione ministeriale abbia svolto accessi per verificare le condizioni di vita dei bambini in comunità, specialmente in quelle che accolgono madri e figli. Ultimo punto e chiudo. Inoltre, se ha conoscenza del numero dei casi in cui i figli vengono allontanati dalle madri alla nascita, prima ancora che possano essere allattati dalla madre. Chiudo, se ha contezza di casi in cui vengono allontanati i bambini dalle madri detenute solo in ragione dello stato di detenzione e con esiti anche nella dichiarazione di adottabilità. Per noi sarebbe molto importante, perché questi sono aspetti collegati anche a quello che è il fenomeno criminale della violenza di genere, aspetto estremamente collegato, e anche proprio per capire il progetto e il controllo che viene in queste comunità. Grazie. Grazie onorevole Ascari. Senatrice Fregolent, poi la onorevole Fiorini. Grazie, ringrazio il Ministro per l'esaustiva relazione e la puntuale anche relazione.
Io alcune domande sono già state, che volevo fare anche io, sono già state anticipate dalla collega, quindi le volevo chiedere. Per la mia esperienza, per quello che io ho vissuto come sindaco precedentemente, una delle criticità, pur arrivando io da una regione assolutamente strutturata e organizzata quale il Veneto, tuttavia ho riscontrato da parte dei servizi quasi a volte la sensazione di sentirsi super partes, e quindi la mancata, cioè volevo capire come pensate di andare a valutare il lavoro dei servizi che si prendono in carico il soggetto. Qualche volta capita, soprattutto quando le funzioni vengono delegate, che gli operatori non si sentano né di rispondere alle amministrazioni comunali né tantomeno di rispondere alle aziende sanitarie che magari hanno la funzione delegata. Quindi manca una valutazione, a mio avviso, del lavoro che gli operatori, che le equip in qualche modo fanno, e anche qualcuno a cui rendere conto del lavoro che fanno. Quindi i criteri, la formazione è importantissima, concordo con lei. E altra cosa, rispetto sempre alla rete, a me piace tutto il tema delle reti, del supporto, alla genitorialità, eccetera, però anche qui spesso e volentieri chi entra nelle reti, chi fa i progetti, chi segue i minori, sono magari spesso e volentieri famiglie che non hanno problemi. Quindi intercettare le famiglie con problemi è molto più difficile. Quindi come si pensa di arrivare a garantire sul territorio l'uniformità? Ultima domanda, volevo capire come funzionano, se ci sono gli osservatori regionali, presumo di sì, in tutte le regioni, e come funzionano. Grazie. Onorevole Fiorini, poi la senatrice Saponara. Grazie Presidente, grazie Ministro per oggi. I temi sono importantissimi, sono moltissimi, quindi molte delle domande che volevo farle le hanno già fatte le colleghe, quindi mi associo alle domande che poi e alle risposte che darà scritte delle colleghe. Il tema della mancanza di monitoraggio, questo è uno dei temi principali, abbiamo visto anche con i fatti accaduti su Bibbiano e anche altri fatti che accadono attualmente in tutto il territorio italiano, che urge intervenire in maniera organizzata e anche veloce per quello che riguarda la banca dati e il monitoraggio completo. Capisce che anche un solo bambino non diciamo che sfugge e che rientra in quelle zone d'ombra che ancora oggi ci sono, può rischiare anche di venire comunque compromessa la sua vita per tutta la sua adolescenza anche. Quindi io le chiedo se ha quantificato i tempi e i modi dell'intervento sul monitoraggio. E le chiedo anche, riguardo a temi che ha citato prima riguardo alle adozioni nazionali e internazionali, se state lavorando anche a una sorta di nuova riforma per quello che può essere anche le adozioni nazionali e internazionali in tempi più brevi. Tante famiglie sottopongono questo problema e ne approfitto oggi per sottoporlo a lei, Ministro, perché capisce bene che i tempi sono troppo lunghi. Noi dobbiamo cercare di essere, la politica deve essere più concreta, più veloce, e questa è una delle occasioni. So che lei farà un ottimo lavoro e anche questa commissione porterà avanti questo monitoraggio, diciamo, e questo aiuto insieme a voi. Grazie. Grazie onorevole Fiorini. Senatrice Saponara, poi da remoto l'onorevole Bellucci. Grazie Presidente, ringrazio il Ministro per la relazione molto puntuale e molto dettagliata. Questa sicuramente è una materia molto ampia che, come appunto ha messo in evidenza il Ministro, coinvolge più soggetti. E, tra le tante cose dette mi è saltato all'occhio chiaramente la questione della formazione. Io sono anche della Commissione Istruzione e Cultura, quindi la prima domanda che le volevo porre è:
Come pensate di affrontare appunto il tema della formazione? Proprio in questo momento si sta muovendo parecchio, ecco, all'interno sia del Ministero dell'Istruzione che dell'Università, e quindi come pensate di andare avanti in questa direzione? Questa è la prima cosa. Altra questione è quella legata alle madri detenute, però la mia collega che mi ha preceduto ha già accennato a questa questione, quindi chiederei al Ministro anche di parlare di questo problema. Ecco, infine, e sono due temi che si legano tra di loro, cioè l'imparzialità di chi decide l'affido e quanto ha messo in evidenza la garante della privacy durante un'audizione in cui appunto ha detto che molte volte di fronte alla relazione dei servizi sociali manca però la controparte dei genitori, cioè non vengono ascoltati i genitori. Questa è una grossa mancanza che molte volte porta appunto all'affidamento di bambini senza aver ascoltato anche i genitori. Quindi questa cosa qui penso che sia assolutamente importante, come anche appunto il controllo dell'imparzialità di chi decide poi l'affido dei bambini. Lo dico perché anche io vengo dall'Emilia Romagna e quindi noi abbiamo vissuto delle vicende piuttosto incresciose. Grazie Ministro. Grazie Senatrice Saponara, poi c'è l'Onorevole Bellucci, poi se non ci sono altri prenotati farei io una domanda. Bellucci da remoto, quindi lascio agli uffici. La ringrazio Presidente, innanzitutto ringrazio il Ministro per la puntuale relazione e poi le propongo tre domande. La prima domanda, lei ha citato il sistema Simba, i sistemi di rilevazione e la criticità in cui si trovano. Parte delle criticità sono legate alla mancanza di risorse umane, come saprà benissimo Ministro, che possono svolgere questo delicato compito, anche perché spesso sono le stesse che poi si trovano a interfacciarsi con le situazioni critiche delle famiglie e dei minori. Quindi mi chiedo se è stata fatta una valutazione dei fondi che devono essere stanziati per potenziare le risorse umane, oltre al sistema tecnologico di cui lei ha parlato. Seconda domanda. Le volevo chiedere se è stata anche immaginata e pianificata una valutazione rispetto alla costituzione delle equipe multidisciplinari di cui lei ha parlato, ma in termini sempre di dotazione economica, cioè andare ad istituire le equipe multidisciplinari, per come anche benissimo, perché lo condivido pienamente, lo dico ovviamente umilmente e sommessamente, però condivido pienamente l'articolazione che lei ha fatto, sono una centrale strategica di vicinanza alle famiglie, di aiuto ai minori e di rilevazione degli stati di disagio. Volevo sapere se c'è una valutazione economica e quindi un piano economico di stanziamenti per poterle potenziare in termini sempre di risorse umane, per come lei l'ha articolato, quindi con presenza di psicologi, assistenti sociali, educatori. Infine poi la terza domanda, il monitoraggio è certamente una questione cogente e centrale. Volevo sapere con che tempistica si pensa di poter introdurre un monitoraggio che sia puntuale e annuale, cioè che quindi porti ogni anno a quello che anche io ho chiesto in ripetute anche presentazioni di emendamenti o di ordini del giorno e si è prevista una relazione in Parlamento annuale sullo stato dei minori allontanati fuori dalla famiglia a fronte del monitoraggio ovviamente che si farà. La ringrazio e le auguro buon lavoro. Grazie Onorevole Bellucci, se non ci sono altre richieste io faccio rapidamente due domande. Intanto la tempistica, cioè il quinto piano di azione nazionale sull'infanzia, la tempistica dell'approvazione e dell'attuazione di queste misure, perché ci piace da quello che ci ha detto, anzi le ringraziamo per la disponibilità che ha dato nel fornirci quantomeno la bozza prima dell'approvazione finale, però effettivamente capire quando poi sarà approvato e attuato. La preoccupazione che abbiamo tutti in questa commissione sollevata varie volte, oltre alle problematiche già espresse, dell'affido sine die, cioè a quel punto capire l'utilità
della filosinedie rispetto alle tematiche dell'adozione, perché questi ragazzi spesso restano fino alla maggiore età in una famiglia che poi alla fine non li ha adottati. E poi nell'ambito del rilevamento dei dati, se non è già previsto, lo spunto che le propongo è di valutare anche i maggiorenni, cioè chi ha avuto un percorso di affido in una casa famiglia, in un istituto o in una famiglia che non è quella biologica, e in che situazione si tratta e quali problematiche vengono riscontrate, proprio perché cerchiamo di pensare al futuro, quindi vediamo cosa succede, che cos'è che non va, per poi avere un riscontro e poter appunto nelle politiche attive che lei ci ha indicato, nelle azioni che ci ha proposto, dare anche un riscontro migliore per il futuro. Sempre se ha tempo, Ministro, poi nel caso le chiediamo una risposta scritta. Magari se mi permettete non entro nel merito puntuale, diciamo do un quadro, poi invece mi riservo una successiva risposta scritta, perché sono domande che meritano insomma anche una puntualità. Parto dall'ultima, i tempi di approvazione sono tempi penso sostanzialmente abbastanza brevi, non dipendono da me, insomma io credo che entro ottobre-novembre si arriverà all'approvazione. Ricordo anche che, e potrebbe essere anche di interesse insomma per questa Commissione, dopo l'approvazione del piano, per la sua definitiva presa in carico, sempre a norma di legge è prevista la conferenza nazionale che deve essere poi convocata alla luce del nuovo piano, nella quale si vanno a definire anche i passaggi operativi. Sul tema dei maggiorenni mi sembra certamente una prospettiva interessante da introdurre, questo senz'altro. Poi vado in ordine del foglio. Tema violenza di genere, rapporto con multiple, le domande sono varie in questa direzione, compreso il tema della PAS. Questo è certamente un tema correlato che stiamo affrontando all'interno del nuovo piano nazionale di contrasto alla violenza maschile contro le donne. Abbiamo istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità un tavolo tecnico di approfondimento sul tema in particolare della PAS e di tutte quelle situazioni di presa in carico della vittima di violenza e conseguentemente del minore che è vittima di violenza assistita, che a me preme ricordare e definire come una violenza esercitata nei confronti del minore a tutti gli effetti, e come invece sia necessario anche, e su questo è un lavoro che stiamo svolgendo col Ministero della Giustizia, in generale sia sul tema delle madri detenute che sul tema invece delle donne vittime di violenza, di una maggiore organicità da un punto di vista anche del processo giudiziario tra la parte minorile, civile e penale, perché nella sovrapposizione o nell'intersezione delle competenze non sempre c'è un'organicità. All'interno di questo poi c'è conseguentemente un lavoro da fare anche su questo, su tutto il tema delle CTU, dei servizi sociali, anche in questo caso l'istituzione quindi di un approccio integrato che vada in questa direzione. Quindi poi mi riservo di dare più discorsi, ma certamente è vero che non è strettamente legato al tema dell'affido, perché non è che il figlio della donna vittima di violenza vada in quella direzione. È vero che è una tematica che però si è evidenziata in più di una situazione e che quindi oggi dall'istituzione di questo tavolo noi abbiamo è stata una decisione che ho voluto portare avanti nell'ambito della strategia. Nel nuovo piano di contrasto alla violenza maschile contro le donne questo sarà uno dei temi su cui focalizzeremo anche le azioni in quella direzione. Il tema dei servizi sociali dal punto di vista della formazione, ecco sì, questo un po' le cose che ho richiamato, che il piano oggi non va individuazioni piuttosto specifiche che poi devono tradursi o su livelli normativi nazionali o su come i LEP o su livelli poi invece di attuazione. Certamente la revisione curriculare che ho richiamato, penso sia uno degli elementi fondamentali ex ante, ma come altrettanto richiamato serve attivare dei percorsi invece di formazione e di aggiornamento che in se stessi abbiano tra l'altro una pluralità
sia di soggetti coinvolti nell'erogazione che di tematiche affrontate. Credo che le reti si costituiscano sempre più solide non solo nella convocazione di tavoli, ma nella costruzione di percorsi formativi e di interazione tra le diverse soggettività coinvolte. Quindi anche la formazione credo che possa essere una leva anche da questo punto di vista. Sul tempo, diciamo, della mancanza di monitoraggio dei tempi e dei modi, noi diciamo, abbiamo una sfida che è oggi. La transizione digitale del nostro sistema, che sia per quello che ho chiamato il piano anche di interoperabilità dei dati, cioè dentro al piano che riguarda la pubblica amministrazione, che in particolare il ministro Colao sta portando avanti, queste istanze si inseriscono in modo non solo naturale ma necessario. Quindi il tempo è che dal 2026 noi dovremo avere un paese diverso e che dobbiamo quindi iniziare adesso perché questo accada. Perché è chiaro che noi adesso vediamo l'inefficienza di questo sistema che provoca, come dire, situazioni e storture su una delle materie che deve essere prioritariamente invece un interesse nazionale, che è quello della presa in carico dei diritti dei più piccoli. È davvero un tema di un sistema, quindi abbiamo anche l'opportunità adesso di farlo, quindi questo lavoro si inserisce all'interno di questo rinnovamento di processo di transizione digitale, in particolare che riguarda la pubblica amministrazione, perché di questo stiamo parlando. L'ultimo passaggio, la questione dei finanziamenti, adesso darò diciamo, conto di eventuali dati in più. È chiaro che c'è una scelta, diciamo, ampia e multipla. Io penso che la prima dotazione, che in particolare su cui si stava facendo riferimento a livelli territoriali, la prima definizione che potremmo dare già in legge di bilancio sul tema dei LEP è un'indicazione importante. Altrettanto, da un punto di vista invece degli investimenti di progettualità più stabile e strutturale di supporto alla genitorialità, lì fa carico sostanzialmente tutta la parte del Family Act, e poi invece quelli che sono sempre, mi permetto di dire, nell'ambito del PNRR, azioni integrate di infrastrutture sociali, che evidentemente sono il contesto poi dove inserire anche queste azioni. Comunque poi sui dati più puntuali ovviamente mi riservo una risposta scritta più esaustiva. Grazie. Grazie a lei, ringraziamo quindi il Ministro per la disponibilità per questa audizione. Come concordato, i membri della Commissione possono inviare i quesiti anche in forma scritta. Abbiamo messo il termine il 1 ottobre in modo da poterli trasmettere. Dichiaro quindi chiusa la seduta in forma pubblica.